Dai, amico, dai. Amici di Bracciami Ancora, prima di registrare questo video volevo fare un augurio e presentarvi una amica azienda. Allora, l'augurio che faccio è che tutti i ristoranti che hanno dovuto chiudere a causa dei provvedimenti legati al coronavirus possano riaprire, seppur in modalità diverse, possono riaprire. Quello che io mi auguro con tutto il cuore è di non vedere serrande che rimangono chiuse, perché il ristorante è andato in tilt, è andato in crack finanziario, è andato in difficoltà economica a causa di queste chiusure. È veramente una cosa che non mi auguro e non auguro a nessuno. La seconda cosa, pensavo che in questo periodo fosse utile presentarvi un'amica azienda, un'azienda molto seria con la quale abbiamo il Bracciami Ancora già collaborato, è la Mancini Market e si occupa di noleggio operativo. Cos'è il noleggio operativo? Sostanzialmente la possibilità di vendervi un macchinario di cucina, ne so, una lavastoviglie, un frigorifero, un forno, e farvelo pagare un tot al giorno, 3 euro al giorno, 4 euro al giorno, 5 euro al giorno. Penso che in questo contesto di restrizione economica, di difficoltà economica, sapere che c'è la possibilità di comprare un macchinario a 3-4 euro al giorno penso possa aiutarvi. Se volete informazioni, Mancini Market, questo è il sito, ve lo studiate, li contattate anche a nome nostro. E adesso invece ci spostiamo di qualche metro, andiamo nel nostro giardinetto condominiale, perché volevo accomodarmi, mettermi seduto e parlare del futuro della ristorazione. Allora, trasferiamoci, andiamo. Quale sarà, ragazzi, il futuro della ristorazione? Quando ci permetteranno di riaprire i battenti? Bella domanda. Poi nel fare questo video mi sono sentito un po' come quell'economista americano che nel 1928 disse: ragazzi, il 1929 sarà un grande anno. Poi sappiamo com'è andata a finire, però una cosa ci tenevo a dirla. Allora, in questi giorni ovviamente ho letto tanto, fermo a casa, non ho fatto altro che leggere e ovviamente anche mangiare, e un esercizio che ho visto ripetuto n volte, ragazzi, non era l'alzata del gomito, ma fare articoli, post, commenti e lucubrazioni su come sarà la ristorazione terminato questo periodo di emergenza. Allora, facciamo alcune considerazioni, voglio dire anche io la mia, non mi voglio ergere sul piedistallo, magari vi do qualche consiglio, magari esce fuori qualche spunto. Ditemi, ragazzi, che ne pensate di queste, diciamo, teorie che ora, diciamo, vi racconto, se siete contrari, se non la pensate come me, se appoggiate il mio pensiero, se avete delle idee particolari, confrontiamoci, siano questi, ragazzi, video di accrescimento, considerando che stiamo fermi e che il canale è visto da tantissimi addetti ai lavori. Secondo me andremo a mangiare un po' meno al ristorante, per ovvi motivi, ma pretenderemo a quel punto un'esperienza migliore. Quindi, ragazzi, quelli mediocri, secondo me, sono destinati a scomparire in questo frangente. I migliori, ragazzi, continueranno ad andare avanti, quelli capaci, quelli che... Ma il migliore non è solo quello che esce dalla cucina, il migliore sarà l'organizzazione tout court. E io mi rendo assolutamente conto che i ristoratori che già lavoravano 16 ore al giorno, adesso dovranno lavorare 18 ore al giorno. Non c'è via d'uscita, altrimenti chiudete e cambiate mestiere. Ma questo è un altro paio di maniche. Io mi rivolgo e parlo a tutti coloro che hanno il fuoco dentro e, terminata questo casino, vogliono continuare a lavorare. Ragazzi, immaginatevi il vostro ristorante con 200 coperti, era quello che avete lasciato prima che chiudesse tutto. Ora proiettatevi a fra qualche settimana, speriamo, e immaginatevelo con i coperti sicuramente più che dimezzati, perché dovete dare spazio. Il vostro ristorante, ragazzi, ha mutato pelle. Ecco, questa mutazione di pelle, ragazzi, sia una mutazione studiata, sia una mutazione originale, sia... sembra facile, ok, così a parole, no, non lo è, è un'impresa ardua. Allora, ragazzi,
cercate su internet, c'è Pinterest, che è un'applicazione, ragazzi, fighissima, che magari vi può dare qualche spunto su come arredare, acchittare il locale in questa nuova versione, in questo periodo intermedio in cui dovremo convivere con il virus. Cercate spunto, non vi limitate, questo ovviamente è il consiglio che vi do, poi dovrete, ragazzi, bisogna fare pure i conti con quello che avete in tasca, con le forze che avete, però se avete la possibilità non vi limitate a distanziare esclusivamente i tavoli, cercate, magari create nuovi ambienti, create nuove situazioni, create nuove angolazioni, cercate di dare una svolta che faccia intendere al cliente che è davvero in atto un cambiamento e che questa formula non vi coglie impreparati. In molti, in questi giorni, in queste settimane, hanno tenuto botta con il delivery. Ok, molti ristoranti si sono organizzati con il delivery. Domanda, vi chiedo, prima del coronavirus, il delivery, che aspetto aveva all'interno del vostro ristorante, della vostra organizzazione aziendale? E soprattutto, cosa volete dal delivery, ragazzi? Perché fossi un ristoratore, io, dal momento in cui mi fanno riaprire, farei due linee, la linea delivery, quindi il menu delivery, e il menu ristorante. Non deve accadere che la stessa cosa che mangi al ristorante la puoi mangiare a casa con il delivery. Questa è una mia idea, magari mi sbaglio, magari mi piacerebbe confrontarvi con qualcuno di voi su questo, però la vostra, ragazzi, avete un ristorante, altrimenti avreste aperto originariamente un takeaway. Avete un ristorante, avete dei coperti, avete un approccio, vi piace il cliente, vi piace confrontarvi con il cliente, e allora perché non dedicare a chi non vuole uscire una linea particolare? La linea delivery, il ristorante Pinco Pallo a casa ti porta questo, ma se vuoi questo, quest'altro e quest'altro ancora, devi varcare la soglia del nostro ristorante. Perché, ragazzi, la sfida è riportare la gente al ristorante. Io sono arci convinto che la gente, chi avrà la possibilità di spendere, chi avrà ancora il portafoglio qualche 50 euro dentro, vorrà tornare al ristorante. Su questo non ci piove, magari non ci tornerà tre volte al mese, ci tornerà due, ma quelle due volte, ragazzi, vuole mangiare quelle cose. Anche perché il vostro menù, la vostra materia prima e il vostro servizio che vi rende unici, portarlo a casa non sarà mai la stessa cosa. Sono assolutamente convinto, ragazzi, che dovrà aumentare l'empatia con i vostri clienti. Io molte volte, quando qualcuno di voi o qualche ristoratore gioco, no, mi metto accanto a lui nell'orario di servizio e commento le persone che varcano la porta del ristorante. Una volta gli dissi: guarda quella, quella c'ha una faccia da rompicoglioni, mamma mia! Effettivamente era una gran rompicoglioni, ma poi il ristoratore era un gran professionista, seppe ovviamente gestirla al meglio. Ecco, ragazzi, qui, ragazzi, dovrete aumentare l'empatia, perché voi immaginatevi quella rompicoglioni che varcò la soglia di quel ristorante, oggi rientra nel vostro ristorante, avrà mille pippe mentali, si farà mille pippe mentali, magari sta lì perché il marito l'ha tirata e l'ha obbligata ad andare a cena fuori. Ecco, ragazzi, aumentate l'empatia, perché ve ne servirà davvero tanto di empatia, vi servirà anche tantissima pazienza, ma i ristoratori, i camerieri, chi lavora in questo settore, la pazienza ce la deve avere di default. Esattamente un minuto dopo, ragazzi, in cui verrà dato l'annuncio che i ristoranti possono riaprire, da quel minuto dovrete raccontarvi in una maniera diversa. Scrollate al ritroso la vostra timeline di Facebook, il vostro profilo Instagram, o se ce l'avete un canale YouTube. Che cosa non avete mai raccontato del vostro locale? Oggi è necessario raccontarlo. Creare nuove forme di narrazione, ragazzi, vi renderà ancora più unici, è fondamentale. In Italia, devo dire, su questo punto di vista, alcuni ristoranti, alcune eccellenze ci sono in giro, ma sono ancora troppo poche. C'è la possibilità, ragazzi, di raccontarsi in maniera differente, i modi ci sono e dovete farlo. Emancipatevi dal classico video del piatto, cioè quello ci siamo abituati, quello lo diamo per scontato, ma nel 2020, nell'era post-Covid, l'utente che ha lo smartphone in mano, ecco qui, pretende da voi qualcos'altro. E voi, ragazzi, avete la possibilità, con un profilo Instagram e una pagina Facebook, di diventare network,
di raccontare ai vostri clienti cose diverse, cose insolite. Siate un network, siate una fonte di informazione per i vostri clienti, che dovranno tornare anche e soprattutto perché vengono convinti dalla vostra nuova narrazione. Non basta andare dall'ex tipografo che ora smanetta su WhatsApp, smanetta su Instagram e dargli le password dei vostri profili e farglielo gestire a X al mese. Ragazzi, non basta andare dalla super società di consulenza dell'amico dell'amico che fa marketing e comunicazione e che gestisce la lavanderia industriale del paese o l'albergo in cima alla montagna, perché quelli, ragazzi, sono professionisti che tratteranno la vostra bistecca esattamente come trattano la lavatrice. La gente che vi segue la comunicazione, ragazzi, deve avere la stessa vostra passione. Quanto godete quando un servizio va bene? L'adrenalina mille quando una sala è piena e riuscite a soddisfare tutti. Quelli sono elementi con i quali voi vi dovete parametrare per scegliere le persone che vi seguono la comunicazione. Gente che deve avere la stessa vostra passione. È la passione che fa tutto. Poi si impareranno. Se sono appassionati e amano quella materia, ragazzi, state certi che saranno in grado di gestire la comunicazione molto meglio di tanti super professionisti, ma che trattano tutti alla stessa maniera. Cercate gente che si emozioni al vostro racconto, alla vostra storia, ai vostri volti e alle vostre facce. I ristoranti, ragazzi, sono pieni di personaggi. Io trovo a volte dei camerieri, dei capisala, dei lavapiatti, dei cuochi, che sono dei personaggi strepitosi che starebbero benissimo in qualche commedia. Ecco, coinvolgeteli, dovete imparare, ragazzi, a raccontare il vostro ristorante to cure a 360 gradi. Nuove forme di comunicazione, nuove forme di narrazione. Avete gli strumenti, dovete mettervi là, ragazzi, di buzzo buono, studiare, trovare la chiave, fare andare a tentativi, vedere qual è la linea che piace di più ai clienti e andare in quella direzione. Ragazzi, infine, la creatività vi salverà. Cercate di essere creativi. Se sarete creativi, riuscirete a trovare quelle soluzioni che oggi nemmeno immaginate. La creatività, ragazzi, non si compra su Amazon, non ve la porta il fornitore, ce la dovete avere, la dovete cercare, dovete smanettare, studiare, approfondire, confrontarvi e cercare l'idea che non è ancora venuta a nessuno. Se sarete forti dal punto di vista creativo, ragazzi, non ce ne sarà per nessuno. Troverete quel taglio, quella linea, quell'angolazione giusta di narrazione del vostro ristorante che vi renderà unici. Ragazzi, creatività. Puntate sulla creatività. Un saluto a tutti, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!